Anche nell'antica Pompei si costruiva una sorta di presepe, un rito antico di omaggio agli dei, con la realizzazione di scene sulle quali campeggiavano statuine di terracotta, proprio come quelle che popolano da 800 anni le immagini della Natività di Cristo. Le 13 statuine sono emerse a Pompei da un ambiente di una domus confinante con la casa di Leda e il Cigno, dove è in corso un cantiere di scavo, restauro e valorizzazione. Le piccole sculture di circa 15 cm di altezza, tra cui si riconoscono figure umane, ma anche una noce, una mandorla, la testa di un gallo in argilla e una pigna in vetro sono state rinvenute in posizione eretta su un piano orizzontale all'interno di un vano dove probabilmente si trovava uno scaffale. L'ambiente che le conservava, probabilmente l'atrio della casa, presentava anche delle decorazioni affiorate per ora nella parte superiore delle pareti. Dai primi studi, alcuni soggetti sembrano rimandare al mito di Cibele Attis, connesso al ciclo vitale delle stagioni e della fertilità della terra e dunque all'equinozio di primavera. E questa non è l'unica sorpresa del cantiere che sta interessando gli ambienti della casa di Leda e quelli di due domus che si sviluppano a nord e a sud della prima. Durante la fase di rimozione delle terre presenti in alcuni ambienti della casa di Leda, infatti, è emersa anche una stanza finemente affrescata, dove spiccano quattro tondi con volti femminili.